Buongiorno a tutti, non ho mai fatto in questi giorni alcun video e sostanzialmente poche pubblicazioni perché veramente l'impegno di tutto il mondo del volontariato e dell'amministrazione comunale di Endine è stato tanto. Ritengo opportuno però oggi, nel giorno di Pasqua, lanciare questo video rivolto a tutti i volontari di protezione civile che operano al centro operativo comunale di Endine ma anche a tutta la cittadinanza. Oggi abbiamo oltrepassato i 50 giorni di attività di volontariato dall'inizio dell'emergenza, partendo dal servizio alla sala operativa di Areu per arrivare alla gestione locale del centro operativo comunale, che è anche un po' da riferimento per la Val Cavallina e da riferimento per la provincia per la distribuzione di qualsiasi bene per l'intera area dei laghi bergamaschi. Oggi è Pasqua. Sono certo che il senso di rinascita e di rinnovamento che la Pasqua porta con sé ci aiuterà sicuramente a ripartire. È una Pasqua diversa, è una Pasqua sofferta, è una Pasqua dove che tutti noi non avremmo mai voluto vivere in questo modo. Avremmo voluto essere a fare tutti quanti il pranzo pasquale in famiglia, tutti in salute, magari facendo un picnic. Purtroppo non è così, non è così, ci è capitata questa emergenza che supereremo tutti insieme. Lascerà sicuramente e ha già lasciato profonde sofferenze, profondi strascichi. Mi stringo, colgo l'occasione per stringermi al dolore di molte famiglie che hanno perso i loro cari o che hanno i loro cari che sono ancora in ospedale in terapia intensiva, quindi mi stringo ovviamente a loro. Come a tutte quelle famiglie che sono in casa con difficoltà economiche o di relazioni e quant'altro. Noi stiamo cercando di fare il possibile, l'amministrazione comunale di Endine è partita subito, abbiamo la fortuna di avere due grandi organizzazioni di volontariato sul nostro territorio, che sono Orobio Soccorso, che è un'associazione indipendente che spazia sull'intero territorio provinciale, e il Nucleo di Protezione Civile degli Alpini di Endine Gaiano, storica organizzazione locale del nostro paese. Voglio darvi qualche numero, perché è giusto saperlo. Non abbiamo, come ripeto, pubblicizzato molto perché eravamo impegnati a lavorare, ma siamo a 50 giorni di attività, oltre 5.000 ore di volontariato impiegato, oltre 10.000 km di mezzi di su strada per andare a recuperare beni da ogni parte e fare missioni di ogni genere che ci venivano richieste, dalla distribuzione dei farmaci, a recuperare i viveri, a recuperare le mascherine, che le abbiamo recuperate oltre 50.000 distribuite sui territori dei laghi bergamaschi. Ieri abbiamo fatto anche il recupero di oltre 400 colombe che la Regione Lombardia ha voluto donare a tutte le organizzazioni di volontariato, quindi abbiamo distribuito 10 colombe a ogni organizzazione di volontariato della nostra zona. E beni alimentari, ieri è stato donato un carico di beni alimentari, insalata in questi giorni abbiamo distribuito 1.200 confezioni di insalata, il servizio di supporto alla farmacia, quello che consegna dei farmaci, sono transitate oltre 2.000 richieste di farmaci. Abbiamo fatto un servizio essenziale, adesso ridotto perché ormai fortunatamente il picco per la nostra zona è passato. Ma nei giorni, nelle settimane scorse, abbiamo organizzato, in accordo con Federfarma, il recupero delle bombole di ossigeno nelle farmacie della Val Cavallina e parte Val Caleppio, e quotidianamente i nostri volontari andavano a ritirarle, le portavano direttamente in azienda a ricaricarle e le riconsegnavano in farmacia nell'arco della mattinata. Questo servizio, che vale 1.200 litri di gas, ossigeno, gassoso trasportato, è stato fondamentale e spero che abbia potuto salvare la vita a qualche persona, perché in quei giorni era veramente una materia molto carente. Abbiamo fatto di tutto e il lavoro è stato ovviamente ottimo e siamo riusciti a portarlo a termine. Adesso il picco per il nostro territorio come dicevo, è calato, comunque non molliamo, rispettiamo le regole. Non tutti lo fanno, lo so, e dove riusciamo, controlliamo e puniamo. Rispettiamo le regole, teniamo duro, riprenderemo sicuramente.
come dicevo prima, con dei dolori che resteranno, ma penso che ancora una volta il mondo del volontariato e le amministrazioni comunali e la cittadinanza abbia dimostrato che insieme si possono fare tante cose. Si è visto con le mascherine realizzate dalla consulta giovanile, si è visto con la realizzazione delle piantane di igienizzanti da mettere fuori l'attività commerciale principale del paese, che con un messaggio in WhatsApp si sono sostanzialmente realizzate grazie alla disponibilità di un'azienda indinese, della nuova Tecnosider, che le ha realizzate, e i volontari che poi le hanno posate. Quindi volendo si può e si riesce a fare molto con la collaborazione di tutti e quindi ripeto, siamo gente forte. Voglio rinnovare il mio augurio di buona Pasqua a tutti i volontari veramente di Protezione Civile, di Orobio Soccorso e della Protezione Civile di Endine, che sono fiero di gestire e rappresentare, perché sono stati veramente incredibili e non stanno mollando neanche di un centimetro, neanche ora. I prossimi giorni distribuiremo colombe e uova di Pasqua ai bambini, alle famiglie e altri generi alimentari, e settimana prossima dovrebbero arrivare anche altre mascherine per continuare la distribuzione. Voglio salutare e ringraziare il sindaco, ovviamente, stiamo operando fianco a fianco per questa emergenza, e voglio fare un augurio di buona Pasqua a tutte le famiglie di Endine. Tenete duro, ce la faremo.